Nuovo appuntamento con cronache e commenti. Il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Questa settimana nel Parlamento toscano si è dibattuto sulla variazione di bilancio. Molti i commenti dei vari schieramenti politici che andremo a toccare. Non solo questo argomento, in realtà si è dibattuto anche su altro, dunque come ogni settimana. Andiamo ad iniziare con i titoli di oggi, di questa puntata e i temi che affronteremo. Il Consiglio regionale ha approvato la seconda variazione di bilancio, l'Aula approva ma si spacca. Affettività e sessualità nella disabilità, approvata una mozione che richiede la figura dell'assistente. Interrogazione dell'opposizione sulle liste d'attesa delle RSA non soddisfa la risposta dell'assessore Spinelli. L'aula del Consiglio regionale si è spaccata sulla seconda variazione di bilancio che è passata con i voti di maggioranza di PD e Italia Viva, contrari Fratelli d'Italia, Lega e 5 Stelle. Una manovra complessa esposta in aula dal presidente della Commissione Affari Istituzionali, Bugliani. La variazione è collegata al bilancio di previsione 24-26 e al documento di economia e finanza per l'anno 25, oltre che l'integrazione alla nota di aggiornamento del DEF 2024. Tra i punti principali della variazione è stato esposto l'azzeramento degli oneri sul debito posti a carico delle risorse del Fondo Sanitario e sul contestuale recupero della spesa nell'ambito delle risorse ordinarie del bilancio sulle annualità 24, 25 e 26. Previsto un incremento delle entrate per la sanità grazie all'addizionale IRPEF, stanziati ulteriori fondi per la cultura, per il diritto allo studio, ma anche all'inclusione scolastica e al fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sui luoghi di lavoro. Ulteriori 800.000 euro nel 2024 saranno messi a bilancio per l'estensione tranviaria della linea 1 di Firenze verso l'ospedale pediatrico Meyer. Bugliani ha poi elencato tutti i complessi punti che caratterizzano la variazione. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale comporta una variazione sul fronte delle entrate e delle spese del bilancio regionale che è pari a meno 26 milioni per il 2024, quasi 2 milioni per il 2025 e 49 milioni per il 2026. Si tratta peraltro di una variazione a cui farà seguito a breve una seconda variazione prevista per il mese di novembre in attesa poi dell'approvazione del bilancio preventivo del 2025. È una variazione nella quale si registrano alcuni spostamenti importanti di risorse sul fronte sanitario, già che gli oneri del debito del servizio sanitario passano dal Fondo Sanitario Regionale al bilancio regionale, quindi gravando sul bilancio regionale occorre andare a sostenere questi nuovi aggravi attraverso le risorse derivanti dal maggior gettito collegato alla manovra che si è compiuta sull'addizionale regionale IRPEF. Un'altra importante variazione è quella relativa agli investimenti sulla programmazione comunitaria. C'è una sensibile riduzione di tutte le quote, quindi quelle dell'Unione Europea, dello Stato e quindi anche della Regione, sulle annualità 2024 e 2025, un corrispondente incremento sull'annualità 2026. È una variazione che peraltro interviene in maniera importante sui temi della cultura, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, di cui quasi tutti destinati allo spettacolo, una parte come di consueto destinati per 1 milione alla Fondazione del Carnevale di Viareggio e per 660.000 euro alla Fondazione del Festival Pucciniano. Attraverso questa variazione vengono poi messe a disposizione tutta una serie di risorse che sono destinate ai comuni per far fronte o a esigenze che sono collegate alle strutture viarie dei territori comunali oppure all'esigenza di dover intervenire su strutture esistenti che siano immobili adibiti ad uso scolastico oppure a scopo sanitario o aventi finalità culturali. Indubbiamente si tratta di una manovra debole,
frutto di una maggioranza debole che non riesce a prendere delle decisioni importanti proiettate verso il futuro perché evidentemente divisa al suo interno. Non solo sta naufragando il campo largo, ma la verità è che all'interno del PD ci sono più anime e questo non può che portare a dei provvedimenti soltanto puntuali sui territori. Si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura, al singolo teatro. Non si pensa però alla regione toscana. E nel merito alcuni interventi sono sicuramente condivisibili, alcuni sono stati addirittura sostenuti e portati avanti anche dal gruppo Lega. Posso dire con soddisfazione che è stato approvato un atto per sostenere da parte di tutte le istituzioni, perché non facciamo ovviamente una questione di bandiera, c'è lo Stato, c'è la Regione, ci sono gli enti locali, le fiere storiche di bestiame. Ma assumendo un po' la configurazione di un finale di mandato, anche questa variazione, poi ci avviciniamo all'ultima manovra, la nuova sovravalutazione rimane negativa perché in prospettiva non soltanto vediamo non risolti e non raggiunti gli obiettivi di questo mandato, ma ci sembra difficile che si possa fare anche qualcosa sul prossimo mandato in prospettiva a risolvere problematiche che molto probabilmente hanno trovato come impedimento non tanto le soluzioni, ma le difficoltà ad affrontarle da parte del partito di maggioranza. Cioè, dopo 50 anni chiaramente di potere si capisce che c'è l'incapacità in questo modo di risolvere problematiche che si aggravano di anno in anno. C'è poi l'elemento degli interventi su misura che il Presidente Gianni promuove, sui quali noi non ci possiamo, diciamo, dichiarare contrari in assoluto perché sono risorse che arrivano sul territorio. Ci fa curioso che il Presidente Gianni, per come lo conosciamo e per come si rappresenta lui sulla carta della Regione, inciampi soltanto in comuni di centro-sinistra. Anche in questo caso c'è un comune di centro-destra che è quello dove vive Ceccarelli, credo il capogruppo del PD. Ci domandiamo semplicemente per quale motivo non si possa in qualche modo cercare di aggiustare questi interventi, qualche volta inciampando anche nell'amministrazione di centrodestra, dove vorremmo rimarcarlo ci sono anche elettori di centrosinistra. La variazione di bilancio non fa altro, come in altre circostanze, che continuare a elargire delle somme laddove si deve correre ai ripari per disagi, problemi, questioni riguardanti comuni, sicuramente meritevoli, ma la variazione, così come il documento economico-finanziario nel complesso, continuano ancora a distanza di anni a mancare di una loro coerenza interna e di una sistematicità e soprattutto non fanno vedere quella che dovrebbe essere una visione della Toscana che va al dopo 2025, perché dobbiamo ricordare che stiamo andando verso la fine della legislatura. Così come è cominciata in maniera estremamente caotica, così sta proseguendo. E secondo noi non è questo il modo migliore per riuscire a governare la Toscana, una regione in generale, in una situazione anche di governo nazionale molto carente nelle risorse, in cui le risorse ci sono perché la Toscana le ha, sono 13 miliardi di bilancio complessivi, molti dei quali finiscono in rivoli, perdite, sprechi, che in qualche modo non devono essere razionalizzati, ma meglio investiti. Alcuni esempi, per esempio, sono delle fondazioni o alcuni centri che negli anni hanno assorbito tantissimo denaro e che nel corso degli anni comunque sia ne hanno continuati a richiedere pur non riuscendo a saldare a arrivare a un saldo positivo del proprio bilancio. Un'altra cosa che ci ha detto la Corte dei Conti è di quanto le partecipate della Regione Toscana siano completamente fuori del controllo dell'ente. Ecco, lì vanno a finire molte risorse. Questi sono dei motivi per cui la situazione del bilancio e degli investimenti in sanità soprattutto è estremamente a rischio in tutta la Regione. Il Parlamento toscano ha approvato con 35 voti favorevoli un atto di indirizzo presentato dalla Commissione Sanità che impegna la Giunta presso la Conferenza delle Regioni ad attivarsi per avviare un'azione interlocutoria con il Governo, oltre che di stimolo nei confronti del Parlamento, finalizzata all'approvazione nella presente legislatura di una proposta di legge in merito all'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per persone con disabilità. Il tema era stato nel recente passato sollevato dall'esponente PD Jacopo Melio. L'atto ha accolto un emendamento presentato dal consigliere Galli della Lega, che ritiene di primaria importanza istituire una figura professionale specializzata che, attraverso la sua formazione, supporti le persone con disabilità nello sperimentare esperienze sensoriali, accompagnandole così nella scoperta del proprio corpo e delle proprie emozioni.
La Regione Toscana oggi ha dato un grande segnale di unità su quello che è un tema fondamentale, il supporto all'emotività, all'affettività e alla sessualità per persone gravemente disabili e per le loro famiglie, che troppo spesso sono abbandonate dalle istituzioni non sapendo come gestire quello che può diventare un vero e proprio problema serio quando non si hanno gli strumenti per una piena educazione, ma anche una piena scoperta del proprio corpo, dei propri sentimenti, delle proprie emozioni e funzioni che sono assolutamente naturali, ma che per troppe persone ancora oggi sono preclusi. Davvero si tratta di un tema sul quale c'è un velo di ipocrisia molto ampio, che parte dall'idea che le persone disabili siano persone asessuate, che non hanno bisogno di una attività sessuale, erotica, di attività di affettività, e questo viene scaricato tutto sulle famiglie, sui genitori, sui caregiver, che da soli si trovano a affrontare questo tema. Con questa risoluzione, abbiamo quella mozione, l'abbiamo fatta decadere e abbiamo fatto una risoluzione di commissione, che per fortuna poi l'Aula ha approvato all'unanimità, noi diciamo una cosa importante, cioè che a livello nazionale con una legge e anche la Toscana inizi a fare un'azione che porti allo sviluppo di un assistente all'affettività e alla sessualità, che non è un sex worker, è una persona esperta che sa come affrontare questi argomenti e può affiancare la persona con grave disabilità, le famiglie e i caregiver e non lasciarli soli. È una grande... Si parla della sessualità e dell'affettività. Sono due concetti che possono essere uniti, ma possono anche essere intesi estremamente, diametralmente opposti. Perché è ovvio che chi ti insegna la sessualità, va bene, è facile. Chi ti insegna l'affettività è altrettanto facile se te ne vuole di affetto. Ma cercare di capire l'affettività e farla, diciamo, insegnare l'affettività da parte di qualcuno che lo fa per lavoro, prendendo del denaro, come giusto che sia il suo lavoro, diventa un po' problematico. Io voglio ringraziare il consigliere Emelio, perché non è che ha portato all'attenzione e ha, come dire, scoperto un vaso di Pandora, ha proprio alzato un velo. Cioè, tutto quello che noi sappiamo ma che non abbiamo mai avuto di affrontare nelle aule. Il fatto vero è che noi non siamo ciò che appariamo, ma siamo ciò che siamo. Siamo tutti uomini e donne, siamo tutti carne e sangue, siamo tutti persone pregne di sentimenti, di emotività e di necessità. Questa risoluzione è una risoluzione importante che porta nell'aula, e devo dire recepita da tutti, passata con un voto all'unanimità, un tema che è importantissimo, che è la questione dell'affettività e della sessualità anche di chi vive condizioni che non sono pari, diciamo, a quella normalità che noi tutti andiamo conoscendo e professando ogni giorno. In aula si è poi toccato il tema RSA. Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia e Andrea Ulmi, gruppo misto, hanno interrogato l'assessore al sociale Spinelli su un blocco agli ingressi nelle case di riposo che si starebbe attuando con relativo aumento delle liste d'attesa. Per le RSA sono state stanziati nell'ultimo periodo 11 milioni in più. L'assessore ha risposto dichiarando che non sarebbe in atto un blocco e che anzi da inizio 2024 al 21 agosto sono stati effettuati a livello regionale 5.566 inserimenti in RSA e centri diurni, suddivisi in 1.900 inserimenti permanenti e 2.638 inserimenti di sollievo, oltre a 961 inserimenti in centri diurni. Pertanto il turnover, ha dichiarato Spinelli, è avvenuto, ma si registra negli ultimi mesi un aumento notevole delle richieste di inserimento di persone all'interno delle RSA. Una risposta che non ha soddisfatto Elisa Tozzi. Abbiamo interrogato l'assessore proprio per capire quale fosse la realtà dei fatti rispetto alle segnalazioni di tanti cittadini, ma anche degli stessi gestori delle RSA, di quella che è ormai una situazione certificata come critica. Diciamo che la risposta dell'assessore non è stata soddisfacente, è stato negato di fatto che questo blocco ci fosse. In realtà delle due l'una, o mentono, diciamo, le famiglie o mentono i gestori, oppure c'è qualcosa che non funziona nell'ambito delle informazioni che arrivano all'assessorato. I blocchi
blocco c'è, è certificato. È chiaro che questo comporta un disagio enorme per tante famiglie, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista di gestione. Voglio ricordare che tante persone sono anche malate di Alzheimer e oggi purtroppo i malati di Alzheimer sono trattati alla stregua di qualsiasi altro degente in RSA, senza, diciamo, una corsia, se si vuole, anche privilegiata rispetto a queste particolari patologie. Quindi ad oggi, diciamo, le risposte sono state uno snocciolare numeri e il numero ci certifica in realtà che 1650 persone oggi in Toscana sono in attesa di poter entrare in struttura. Io credo che questa regione debba ripensare integralmente le politiche per la terza età. Questa è una regione, più in generale, diciamo, il nostro paese, che invecchiano, dove evidentemente c'è un'emergenza che riguarda proprio la gestione di questa fascia di persone. È tutto da Cronache e Commenti, appuntamento fra una settimana esatta per nuovi temi, nuovi argomenti del Consiglio regionale toscano, sempre su Teletruria.